Salve, bentornati. Oggi, come vedete, sono in compagnia di un piccolo Labrador. Spero di far felice Loredana con questo mio tutorial, spero di far felice anche voi. I bambini piacciono molto i cagnolini, molte volte non possiamo tenerli in casa per mancanza di spazio o di varie cose. Quindi è opportuno regalare un bel cucciolotto di questi che è tenerissimo e farà molta compagnia ai vostri bimbi. Andiamo a vedere come si realizza. Per realizzare la testa del nostro Labrador abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato che decidiamo di utilizzare. Possiamo farlo nero, beige, bianco, un po' i colori del nostro cagnolino. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo ora una maglia, un aumento per tutto il giro. In tutto saranno 18 maglie basse. Ogni due maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie per altri due giri. Ogni tre maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le nostre 30 maglie basse per altri due giri. Ogni quattro maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro di 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 42 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 44 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 46 maglie basse. Ancora una volta un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 48 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri le nostre 48 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 42 maglie basse. Facciamo un altro giro di 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie basse facciamo una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Dopo aver chiuso, andiamo a nascondere il filo all'interno e diamo bene la forma alla testa. Ci aiutiamo con l'uncinetto e andiamo a distribuire bene l'ovatta all'interno della testa. Per il corpo abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato che preferite. Io ho utilizzato un filato leggermente un po' più scuro e quindi vado a realizzare questa parte del corpo con il filato di questo colore. Vado a fare un anello magico di 6 maglie, stringo l'anello magico e vado a fare un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 42 maglie basse. Lavoriamo per altri 7 giri le nostre 42 maglie basse. Arrivate qui, siete un pochino stanche, lo so perché anche io la stessa cosa. Andiamo ora a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 40 maglie. Allo stesso modo vado a fare due maglie di quest'altro colore in modo da richiamare la testa. Volendo potete fare tranquillamente tutto dello stesso colore. Io per dare un po' di più di vivacità al cagnolino vado a fare questo lavoro. Vado a aumentare ogni volta il filato di questo colore, in modo da arrivare poi alla fine ad avere una grande macchia di questo colore qui. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno nuovamente 42 maglie basse. E andate ovviamente a sostituire il filato e andate ad allargare un po' il vostro colore che avete utilizzato, oppure lavorate le vostre 42 maglie normalmente dopo aver fatto i due aumenti naturalmente.
Facciamo ora ogni 5 maglie una diminuzione, in tutto saranno 36 maglie basse. Facciamo ora un altro giro di 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie basse per altri 3 giri. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le nostre 24 maglie basse per altri 3 giri. Riempite con lovatta sintetica e andate a fare ogni 2 maglie una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 18 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e proseguiamo con riempire con lovatta sintetica fino ad arrivare al bordo. Per realizzare l'orecchio abbiamo un anello magico di 6 maglie. Questo l'ho fatto in 2 colori e questo lo vado a fare in un unico colore. Vado ad avviare l'anello magico di 6 maglie con questo filato. Stringiamo l'anello e facciamo 3 aumenti nelle prime 3 maglie. In tutto ci ritroveremo con 9 maglie basse. Facciamo 3 aumenti nelle prime 3 maglie e in tutto ci ritroveremo con 12 maglie basse. Facciamo una maglia, un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia e in tutto saranno 20 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia e in tutto saranno 22 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 24 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 26 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 28 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 30 maglie basse. Andiamo a fare ogni 4 maglie un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Andiamo ora a fare per altri 6 giri 36 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 34 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 32 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 30 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 28 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 26 maglie basse. Andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 24 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e andremo a cucire questo punto qui, in modo da unire le due parti. Per realizzare la zampa posteriore abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia, un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie basse per altri 3 giri. Facciamo una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 18 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Facciamo un altro giro di 16 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 14 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. E possiamo staccare il filo. Per realizzare la zampa anteriore abbiamo un anello magico di 6 maglie. Andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a fare una maglia, un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 18 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse.
una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie basse per altri 5 giri. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 10 maglie basse. Andiamo ora a lavorare solo 5 maglie e poi stacchiamo il filo. Per la lingua abbiamo una catenella di 6 maglie, lavoriamo 6 maglie basse nelle nostre 6 catenelle. Giriamo il lavoro e facciamo altri 2 giri di 6 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 4 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 4 maglie basse. Facciamo ora un giro di maglie basse per rifinire tutto intorno alla nostra lingua e possiamo staccare il filo. Stacchiamo il filo e possiamo andare a cucire dalla parte più larga sotto la bocca. Per realizzare la forma della suola del piedino andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie con il filato che desiderate. Dopo aver stretto il nostro anello e chiuso, andiamo a fare 2 catenelle. Lavoriamo 2 mezze maglie nella stessa maglia. Lavoriamo e facciamo 2 catenelle. Chiudiamo nella stessa maglia con una maglia bassissima. Andiamo a ripetere la stessa sequenza, questa appena abbiamo fatto, andiamo a fare altre 2. Nelle 2 successive maglie. Possiamo chiudere il lavoro dopo aver fatto tutte e tre e lo andiamo a cucire sotto la zampina. Cuciamo sotto la zampina e andiamo a fare magari anche le unghiette. Basterà passare un po' il filo più volte. Io ho fatto 4 unghiette qui sopra. Fissato alla base di sotto, andiamo a riempire le unghiette passando il filo in questo modo più volte fino a riempire un po' e poi passiamo all'unghia successiva. Andiamo ora a fissare bene con una colla forte sia gli occhi che il nasino. Il nasino potete farlo anche ricamato, così anche gli occhi, se preferite. Per dare più espressione agli occhi, passate con il filo in questo modo, andate a fare delle maglie basse contornando gli occhi, naturalmente dopo averli ben applicati, andiamo a fare delle maglie basse tutte intorno all'occhio. Entrate nella maglia vicino e andate a fare una maglia bassa. Rigirate il lavoro e andate a fare le maglie basse su quelle appena lavorate fino ad arrivare alla prima.
staccate il filo e nascondete con ago all'interno. Fermate ora con gli spilli la testa al corpo in questa posizione. Andate a fermare con gli spilli e poi cucite intorno, come ho fatto vedere in altri tutorial. Andiamo a cucire prima le orecchie in questo modo, chiudiamo la parte di sopra e poi andremo a cucire la testa. Posizioniamo l'orecchio in questo modo. Mettiamo tra l'occhio e la parte di dietro della testa e andiamo a fissare bene prima con gli spilli e poi fermiamo con ago e filo, cucendo bene. Posizionate il cane in questo modo e andate a fermare all'altezza giusta la zampa posteriore e quella anteriore. Andate a fare prima un lato e poi andate a fare l'altro lato. Fermate prima con gli spilli in modo che il vostro cane si regga in questo modo e poi andate a fare l'altro lato. Andate poi ad aggiungere magari un po' di filo di ferro all'interno delle zampine e del collo in modo che possa prendere qualsiasi posizione. Per la coda avviamo l'anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e andiamo a fare per altri due giri 6 maglie basse. Facciamo un aumento della prima maglia, in tutto saranno 7 maglie basse. Facciamo altri due giri di 7 maglie basse. Facciamo un aumento della prima maglia, in tutto saranno 8 maglie basse. Lavoriamo le nostre 8 maglie per altri 4 giri. Facciamo un aumento della prima maglia, in tutto saranno 9 maglie basse. Lavoriamo 9 maglie basse per altri 4 giri, dopodiché stacchiamo il filo e andiamo a cucire. Stacchiamo il filo, andiamo a riempire con la vatta sintetica e andiamo a cucire. Con un po' di filo nero andiamo a riempire la parte sotto il nasino. E andiamo a cucire anche la coda. E sempre con il filo andate a fare la bocca sotto e poi andate a realizzare i piccoli puntini da un lato e l'altro della bocca. Con un po' di filo nero andate a rifinire il contorno degli occhi passando un po' col filo sotto e poi sopra all'occhio. Andate poi a fermare il filo ripassando sopra come facciamo, ho fatto vedere altre volte. E andate a contornare tutto l'occhio. Andiamo sotto la bocca e cuciamo la lingua nella parte più larga, soltanto alla base di sotto qui. Con un po' di filato andate a fare un anello magico di 6 maglie e andate a lavorare le vostre 6 maglie della lunghezza finché desiderate e andate a cucire al collo del vostro cagnolino. Potete fare la misura che volete, potete farlo o a guinzaglio lungo oppure a guinzaglio corto, è una vostra scelta. Terminata la lunghezza che ho desiderato, vado ad inserire un anellino in questo modo alla punta del guinzaglio, alla fine del guinzaglio, e vado a fermare il mio anellino piegando in questo modo la parte superiore del guinzaglio. Fermo bene il tutto. Con un po' di filo nero vado a riempire un po' questa parte superiore. Vado a fermare poi con ago e filo una volta che ho riempito un po' la parte. Lascio il filo un po' lungo, inserisco nell'ago e vado a bloccare. Vado ad inserire al collo del mio cagnolino, vado ad inserire anche il guinzaglio in questo modo e poi vado a fermare la parte superiore dall'altro lato. Allo stesso modo vado a fare prima con il filo nero intorno e poi blocco con ago e filo. In questo modo ho realizzato il mio guinzaglio.
Questa è la mia versione del Labrador, spero di aver fatto felice Loredana per questo mio tutorial, vi abbraccio a tutti, vi do un grande bacio, vi aspetto al prossimo tutorial. Mi raccomando, condividete i video, iscrivetevi al canale e fate iscrivere anche i vostri amici. Ciao, alla prossima, tanti baci e tanti abbracci col mio cucciolotto.